mi è venuto in mente di parlare di come vengono trattati i due generi, maschile e femminile, all'interno dei prodotti giapponesi, che secondo me gli si perdona tanto rispetto alla media moderna di come ci si dovrebbe approcciare alla questione. I giapponesi sono molto indietro rispetto a noi, cioè per quanto a noi ci facciamo schifo su questi aspetti, i giapponesi sono peggio. Però riusciamo a perdonarli per una serie di piccoli elementi che loro introducono nelle narrazioni, che sono invece tutto sommato super progressisti rispetto a come facciamo noi nei nostri prodotti di intrattenimento. Ad esempio, succede spessissimo, ma fin dall'alba dei tempi, nei prodotti giapponesi, che ci sia una donna forte. E non solo una donna forte, ma anche una donna che non deve essere difesa, e non solo, ma soprattutto una donna villain, una donna cattiva, e che non è cattiva in stile femme fatale, è proprio cattiva perché stronza, un po' alla in stile maschile. Quello quindi gli devo dare tanta corda, cioè tanto credito, perché effettivamente sono arrivati molto prima di noi nei prodotti di intrattenimento da quel punto di vista. Però ancora oggi nei prodotti di intrattenimento invece rimane tanto questo aspetto delle donnine che devono prostrarsi di fronte a un uomo che invece non è macho, perché loro non fanno tanto i maci, tranne in alcuni singoli casi, però lo fanno in una maniera diversa comunque rispetto a noi occidentali, il macismo. Però comunque c'è sempre il maschietto che rimane lì ed è circondato un po' da un harem di ragazze, c'è tanto questo aspetto qua, che secondo me appunto gli si viene perdonato tantissimo ai giapponesi solo perché fanno le waifu che piacciono anche alle ragazze per qualche motivo, che vabbè ci sta anche perché si vestono carini, però rientra tutto in un'altra sfera di discorso ancora le waifu. Comunque, secondo me gli si perdona troppo, ecco. Tutto qua. I problemi sono i mondi in scatole quadrate. Non ho capito cosa intendi per scatole quadrate. Un po' ci ho giocato ad Hearthstone, ma è molto bello Hearthstone. Nier lo sto adorando, ma non tollero le chiappe di fuori. Ecco, ad esempio, Yoko Taro, che è il designer di Nier, sia di Nier, quello che stai giocando te, che è di Nier Automata, è tanto giapponese da quel punto di vista. Poi mi giustifichi la questione che lo fai apposta per denunciare, tra virgolette, puoi denunciare, voglio vedere, però passiamogliela pure. Lo fai per denunciare il sessismo nei prodotti di intrattenimento, lo fai apposta, oppure semplicemente nelle interviste risponde anche banalmente: oh, a me piacciono i corpi belli e quindi come è bello l'uomo faccio bella anche la donna. Sì, è lo stesso motivo per cui ci facciamo andare bene il fanservice nei fumetti, è la stessa identica cosa. Ci sta bene. A me sta bene, cioè per me non è un problema. Uno vuole fare personaggi belli, fa sia l'uomo che la donna bellissimi, non vedo un problema dietro questo. Però chi si lancia ad accusare tanti altri tipi di prodotti perché non rispettano la parità di genere, perché mettono sempre gli stereotipi di genere, eccetera, quando i giapponesi esagerano in questo, però poi sono un po' parallelamente diversi da noi, allora va tutto bene, nessuno dice niente. Sono super progressisti, super nuovi. Non è così per niente, non è assolutamente così. E basta vederli, cioè basta vedere proprio loro come sono. Siamo tutto sommato molto diversi ed è molto figo vedere le differenze culturali che abbiamo. Da quel punto di vista, secondo me oggettivamente, loro sono indietro rispetto a noi. Da quel punto di vista, poi non entro in merito di altre questioni. Allora dovrebbe denudare anche Nier. Sì. È vero, a parte che Nier, quello dici tu, non lo conosco, perché io parlo di Nier Automata, dove c'è con le chiappe di fuori lei, e lui no, lui effettivamente non è mai con le chiappe di fuori. No, no, non lo è mai. Poi, è molto bello, poi, sì. Non lo so, che anche lì, collide sempre un po' questo discorso, quello è un'altra questione ancora, perché c'è chi dice, vabbè, ma la donna è... lei si mette così perché così è libera di stare mezza nuda, cioè ognuno può dare le giustificazioni che vuole in quell'ambito, sull'ambito del vestirsi. Siccome si tratta di prodotti di intrattenimento, alla fine è il designer che decide come disegnare i personaggi. Ecco. C'è anche poi un'altra questione lì, uno potrebbe anche obiettare, sì vabbè, ma il corpo femminile è bello, quello maschile è meno bello, in linea generale proprio. A parte che non è così, perché l'uomo bello c'è. E che c'è tanto questa idea qui, non solo nella sfera maschile, questa idea del fatto che la femmina è più portata a essere rappresentata, più svestita, semplicemente perché è più bella da vedere rispetto a un maschio. Non lo so, non saccio. Cambiando argomento, conosci Italian Tech Week a Torino? No, non conosco Italian Tech Week, no, non so cosa sia.
Che quando c'è, che cos'è? Che sta succedendo? Ma questa macchina non serve a ordinare, serve solo a spararti. Citazione di Griffin, mi sembra. Qua che cos'è? Ah, questo è un bordello. Abbiamo una camera che sembra fatta apposta per due piccioncini come voi. Ti interessa la camera? Dipende dal prezzo. Ma ti pare? Se cambiate idea sulla camera, ditemelo. No, non mi fa entrare. Vabbè, peccato. C'è in Planescape Torment, che è un gioco che come sempre io indorso tantissimo, in cui vai in una città in cui c'è un bordello, ed è il bordello delle passioni mentali. No, era una parola molto più figa, passioni mentali, adesso mi è venuto, ma è stupido. Era incredibile perché si trattava di una città in un piano astrale separato, cioè tutta una roba pazzesca dietro, perché è tutto molto filosofico. Comunque in questa città che si chiama Sigil, che è la città di centro, ed è una città che è pura neutrale in tutto, ed è così tanto neutrale che non essendoci gli estremi, a livello filosofico e psicologico proprio della gente, adesso la sto buttando lì così a caso, ma in realtà è una roba complicatissima e complessissima. Siccome è una città super neutrale, non esistono gli eccessi mentali. Ma esiste solo ciò che è carnale. E quindi il bordello all'interno della città serve per sfogarsi mentalmente. È l'unico luogo in cui uomini e donne possono andare per parlare con altri uomini e donne di estremismi, perché fuori non possono farlo. Adesso di estremismi l'ho buttata lì. Adesso non c'è un parallelismo con gli estremismi come lo possiamo intendere adesso in politica oggi. Per estremismi intendo buttare fuori ciò che uno ha dentro di pancia proprio. E quindi ci si sfoga, si va dentro questi bordelli soltanto per sfogarsi a parole, perché lo sfogo carnale c'è già quotidianamente fuori in città, e quindi tu usi il bordello per sfogarti invece verbalmente. Un po' come se fosse un atrio in cui trovi gli psicologi. Bellissimo, un'idea fantastica.